pesanti è un tema assolutamente importante, però può andare in diversi momenti un po' trattato secondariamente rispetto ad altre situazioni più emergenziali e quotidiane. Ne so qualcosa io che purtroppo mi sono... No, purtroppo perché è interessantissimo, mi sto occupando dei rifiuti, ogni tanto qualcuno me lo dice, sempre mi fa le condoglianze, ma sinceramente è un settore molto, molto importante, interessante, ma che indubbiamente già è urgenza quotidiana. E devo però pure sottolineare pure l'ottimo rapporto che c'è stato in questi anni con l'ISPRA, con il Dipartimento, e l'abbiamo visto sul campo, appunto. Cito nuovamente il tema del rapporto di queste visite ispettive, quindi abbiamo visto l'alta professionalità dei colleghi dell'ISPRA, l'alta professionalità ovviamente dei miei collaboratori all'interno del Ministero. Io a questo punto passo la parola al già citato dottor Agnesotto, che è direttore generale dell'ARPA Valle d'Aosta. Prego. Buongiorno a tutti. Il mio intervento è per rappresentare il ruolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che è costituito dalle agenzie regionali e provinciali APA e da ISPRA. Ora, fin da un aspetto, diciamo così, terminologico, insomma, Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Oggi siamo qui per il Sistema Nazionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale. Cioè, si coglie che i termini Sistema Nazionale e Ambiente sono presenti in entrambi i nuovi titoli. E questo già chiaramente la dice lunga sulla necessità, sulla rilevanza che deve avere la tematica della radioattività ambientale per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Oggi il Sistema Nazionale pone al centro della sua attività i gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro, che sono strutturati nell'ambito di programmi triennali attualmente in corso 2014-2016, questi gruppi di lavoro si occupano di tutti gli svariati aspetti delle tematiche ambientali. E sono suddivisi questi gruppi di lavoro in diverse aree tematiche. Molti di voi presenti sono direttamente coinvolti o comunque sicuramente sono a conoscenza di questo. Aree tematiche che vanno dalla formazione del dato, all'organizzazione dei monitoraggi, i controlli, vale a dire le attività di vigilanza e ispezione, gli strumenti di reporting, la definizione degli indicatori, la redazione della reportistica ambientale, pensate per esempio alla relazione annuale sullo stato dell'ambiente, al rapporto sulle aree urbane, ci sono degli strumenti che stanno acquistando un peso molto importante anche a livello, diciamo così, di impatto sulla collettività. C'è un'area specifica di questi gruppi di lavoro che è la mitica area 8. Area 8 sono le attività integrate di sistema. Attività integrate di sistema prendono su aspetti che sono trasversali e inerenti all'organizzazione di tutte le agenzie, penso per esempio alla qualità, alla sicurezza, sono qui comprese anche le tematiche connesse al mare, gli aspetti di comunicazione, gli aspetti di condivisione di risorse all'interno del sistema, anche a livello di esperienze di formazione, di cui oggi si sente sempre più l'urgente, importante necessità. Salute e ambiente, e l'ultima area, l'ultimo gruppo di lavoro di quest'area 8, attività integrate tipo strategico, riguarda i livelli e la definizione del che fare in relazione ai livelli essenziali di protezione dell'ambiente. Da tutto questo quadro, che è complesso, articolato e d'altra parte prende la complessità ambientale, quindi non può che essere così, in tutto questo quadro è fondamentale il fatto di fare sistema, lavorare in rete, su tutto, in relazione a,
chiaramente ai temi, alle caratteristiche dei diversi temi ambientali. Fare sistema, lavorare in rete, che è un, come dire, una frase che viene, l'ho detta anch'io, insomma, è facile a dirsi, meno facile a realizzarsi, infatti su questo è, come dire, anche la discussione, il confronto, anche le critiche interne al sistema emergono e vanno recepite e servono ad un proseguire in maniera positiva in questa direzione. Ora, faccio presente a questo punto che, peraltro, in tutta questa attività di sistema sui gruppi di lavoro, al momento non sono comprese le attività di monitoraggio della radioattività ambientale, ma non sono comprese non perché siano, come dire, non siano considerate o siano, come dire, svalutate, non sono comprese perché, proprio perché hanno costituito l'oggetto dei gruppi di lavoro e dell'attività del Sistema Nazionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale, i cui risultati oggi saranno esposti, e oggi e domani saranno esposti. Peraltro, se noi andiamo a vedere, tornando a ciò su cui si sta lavorando in questi gruppi di lavoro, se andiamo a vedere una delle cose che ho citato nell'area 8, quella strategica, trasversale, le attività, i livelli essenziali di prestazione per la tutela dell'ambiente, se noi andiamo a vedere il catalogo dei servizi già stato elaborato, già approvato, già oggetto di lavoro, il catalogo dei servizi essenziali per l'attività delle agenzie, andiamo a vedere la prima parte, servizi istituzionali obbligatori, essenziali ed esclusivi per le agenzie, e li leggiamo per ordine, uno dei primi, il numero 4, è monitoraggio della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti, reti regionali. Quindi chiaramente la tematica della radioattività ambientale è ben presente e la sua rilevanza è ben chiara. Riprendo un'osservazione che è stata fatta negli interventi che mi hanno preceduto. È vero che ci sono dei periodi in cui sembra che gli aspetti collegati alla radioattività ambientale vadano un pochettino, come dire, sotto traccia, però nel momento in cui qualsiasi evento capiti, immediatamente vanno di colpo al primo posto nell'attenzione di tutti, dell'opinione pubblica, della collettività, di tutti quanti, e lì si deve essere in grado di dare delle risposte chiare, forti. Bene, a questo punto non posso esimermi, e lo faccio ben volentieri, dal sottolineare, ecco, qui in un certo senso adesso svesto i panni di direttore generale di ARPA e vesto i panni del antico militante delle tematiche della radioattività ambientale. Ecco, sul lavorare in rete, sul confrontarsi, sul condividere e costruire insieme il proprio percorso, la nostra esperienza nel campo della radioattività ambientale ha storicamente anticipato i tempi, a partire dalla mitica circolare numero 2 dell'87, quella che ha dato il via all'esperienza dei CRR, dei centri di riferimento regionali. Il nostro lavoro, ciò che noi abbiamo costruito, ha costituito un riconosciuto esempio di una possibilità di lavorare connessi, in rete, in confronto, che ha dato e dà dei risultati molto positivi. Ma non solo. Quando pensiamo al lavoro che si è portato avanti, che si porta avanti nel campo della radioattività ambientale, ci sono anche altri aspetti in cui si è avanti, detto così in maniera semplice ma chiara. L'integrazione ambiente-salute. L'integrazione ambiente-salute è chiaramente da sempre al centro della sensibilità della radioprotezione.
oggi un campo di impegno e di azione di grande attualità, che anche questo è stato chiamato dal direttore Laporta, un campo di grande attualità e impegno è la tematica della radioattività naturale, del radon. E qui ci sono attività svolte, consolidate a livello regionale, c'è l'importante esperienza del Piano Nazionale Radon, ci sono le azioni che discendono dalle più recenti direttive europee che andranno, come dire, come si dice, implementate, scusate il termine, ma viene a volte comodo, andranno messe in opera, insomma, andranno implementate. Ho presente la direttiva, quella della fine del 2013, Euratom, richiederanno anche queste lavoro e impegno. Quindi l'integrazione ambiente-salute, che è fondamentale, e guardate che è un ambito su cui bisogna ancora lavorare molto, perché continuamente, quando emergono problemi ambientali, immediatamente ci si trova poi a dover confrontarsi con gli impatti sulla salute della popolazione dei problemi ambientali. Questo per tutto, per tutto. Ci sono anche altri aspetti su cui il sistema di monitoraggio della radioattività ambientale ha anticipato i tempi e avanti. La consapevolezza della dimensione planetaria dei problemi, la consapevolezza della dimensione globale dei problemi, sia a un livello planetario, e qui riprendo la citazione di Fukushima, un evento gravissimo capitato dall'altra parte dell'emisfero nord, ha avuto impatti, ha richiesto azioni di monitoraggio specifiche, puntuali, precise, anche in Europa, anche da noi. E si è risposto in un modo forte, adeguato alle necessità di informazione, di caratterizzazione della situazione. Ma la nostra esperienza di confronto con la complessità non è solamente su un piano, diciamo così, chiamiamolo macrogeografico planetario, ma è una consapevolezza di globalità a livello di complessità ecosistemica. Anche qui si è avanti nelle attività di monitoraggio della radioattività ambientale. Anche qui si è avanti. Pensiamo agli aspetti radioattività aerodispersa, deposizioni, terreni, attraverso i terreni biosistemi, attraverso biosistemi, catena alimentare, noi, gli uomini. Tutto questo noi l'abbiamo da decenni affrontato e considerato. Ora questo modo globale, ecosistemico di considerare i problemi ambientali sta giustamente affermandosi anche in tanti altri ambiti collegati alle attività ambientali. Pensate, per esempio, che è ben presente anche collegato alla regione dove opero, pensate per esempio alle tematiche degli inquinanti persistenti, metalli o gli inquinanti organici persistenti. Anche qui si tratta, da un lato, di affinare le tecniche per andare a vedere quello che c'è in aria, ma non solo, quello che si depone, quello che va nel terreno, quello che va nelle insalate, nelle patate, quello che va a finire poi alle mucche, nel latte, a noi. Questa vision globale a noi è connaturata ed è una cosa, è un esempio, è più che un esempio, è una via da seguire, è una via da seguire. Quindi la consapevolezza della necessità di lavorare in rete è il nostro patrimonio di cui dobbiamo essere consapevoli. Torno a parlare come direttore generale di un'ARPA, abbiamo bisogno di una legge che rafforzi il ruolo delle ARPA. Abbiamo bisogno di una legge che rafforzi il ruolo delle ARPA. Diciamo pure il ruolo del sistema, ARPA, ISPRA, che rafforzi il ruolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.
C'è un disegno di legge attualmente che è stato approvato alla Camera all'unanimità, attualmente è all'esame della Commissione Ambiente del Senato, il DDL 1458. Istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Cioè. Bene, questa legge, la necessità di questa legge è di centrale importanza. Il rafforzamento del sistema è fondamentale sia dal punto di vista del rafforzare la nostra attività operativa nei vari campi di cui le acque si occupano, ma sia anche per rafforzare il profilo istituzionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che oggi è basso. Non possiamo negarlo, oggi è basso. Troppo spesso noi ci troviamo come agenzie a giocare la parte del, brutto dirlo, dell'anello debole nelle situazioni in cui ci confrontiamo con la politica, con l'amministrazione e anche a volte con la società civile. Ci sono problemi anche di miglioramento della comunicazione, ci sono problemi di acquisizione di fiducia. Troppo spesso si ha l'impressione di essere, come dire, tra virgolette, passatemi, ostaggi del nostro saper fare. Ostaggi, non forti, ma ostaggi, nel senso, voi sapete fare, allora fammi, dimmi, dammi. Un momento, certo che dobbiamo fare, dire, dare, certo, ma attenzione, non è che in questo fammi, dimmi, dammi noi siamo, come dire, passivi. Noi dobbiamo per il bene della collettività, non perché siamo, come dire, degli esaltati, noi dobbiamo avere un ruolo attivo nel dire, nel sottolineare, nell'indicare che cosa va fatto, detto e fatto e prodotto, fatto, detto e prodotto. Bene, questa è questo è il quadro che così, in questo ruolo che mi è stato dato di presentare il ruolo del Sistema Nazionale, ho pensato di esporre. C'è un ultimo punto che come dire, è ineludibile. L'ultimo punto è quello connesso alla necessità di risorse, alla necessità di risorse. Cioè, le tematiche ambientali soffrono di una, come dire, di una non piena considerazione del ruolo, del valore che hanno, che chiaramente richiede una visione su tempi e spazi estesi. Tempi e spazi estesi che non è che sempre siano, come dire, patrimonio della politica. Non sempre sono patrimonio della politica. Cioè, la politica a volte si ha l'impressione che sia troppo legata a un consenso diretto. E chiaramente, occuparsi di ambiente, lo sguardo va a tempi ben oltre i nostri. Bene, allora tutto questo chiaramente il fare richiede strutture, richiede finanziamenti, e su questo ci troviamo tutti quanti oggi un po' in difficoltà. Anche su questo il disegno di legge dovrebbe non portare direttamente no, perché è scritto, però preludere a un miglioramento della situazione connessa alla definizione e alla proposta poi da parte di ISPRA al Ministero delle azioni necessarie per i livelli essenziali di prestazioni per la tutela dell'ambiente. Grazie.